Il 18 agosto del 1946, io sono un'esuli istriana, ormai lo sanno, abitavo a Pola, avevo 10 anni. Alle 2 del pomeriggio, su una spiaggia di Pola che si chiamava Vergarolla, morirono più di 100 persone per un attentato fatto dagli slavi. Li voglio ricordare perché tra coloro che sono morti e altri che non si sono trovati, perché i pezzi dei cadaveri andarono nell'acqua a riposare, padri e madri di mie compagne di classe. Io sono stata al funerale come tutti una lunga fila di bare, come tutti i polesani. Ho 81 anni. Senza memoria non c'è futuro. E allora bisogna ricordare certe cose e io le ricorderò. Il suo collega, dottor Micheletti, Mica Stetter, che a Vergarola, avendo perso due figli dopo la conseguente esplosione, ha continuato per 2 giorni a operare indipendentemente dal gravissimo lutto che aveva subito.